Salve amici del canale. Adesso passiamo alla fase operativa, quella più divertente, quella più interessante, anche se il disegno non è da disprezzare. Voi sapete, ve l'ho detto tante volte, amo tantissimo disegnare, fare operazioni grafiche, inventare storie, eccetera. Per cui il disegno non è da sottovalutare. Però adesso, naturalmente, dobbiamo passare alla fase successiva al disegno. Quindi, vi ho già fatto vedere un paio di volte, sia nel video precedente della barca, eccetera, con la ragazza, questo tipo di disegno. Poi vi ho fatto vedere il disegno, diciamo, originale, e adesso vi faccio vedere proprio la fase finale, per cui dobbiamo a un certo punto stringere le maglie di questa rete e arrivare al dunque. Beh, detto anche troppo, come al solito, non so bene cosa, però insomma. Allora, pennelli sempre quelli che più vi piacciono, colori inizialmente acrilici, poi faremo qualche cosa, una piccola variazione, non tanto perché sia necessaria, quanto perché come tutorial è giusto farvi vedere alcune possibilità di elaborazione dei nostri lavori. Quindi, per chi pensa che ci sia un modo solo per fare le cose, questo tutorial non è l'unico, ne ho già preparati e presentati altri, però faccio vedere che ci sono alternative. Quindi divertiamoci a fare questa cosa, semplice, naturalmente è una tavoletta di medio density, 3 mm forse, 2,5-3, vabbè, comunque cambia poco. Questa è la nostra tavolozza, un ritaglio di questa, dello stesso pezzo, e andiamo a operare. Divertiamoci un po' a fare qualche cosa, dai. Allora, prepariamo gli attrezzi. Bene, allora, abbiamo detto che iniziamo con colori acrilici, quindi sulla nostra tavolozza prepariamo un po' di, ecco qui, di cian. È inutile che vi dica il colore, perché ogni dita ha un suo colore, come detto tante volte, per cui guardate se vi riesce la tonalità. Naturalmente i video non sono sempre puntuali come definizione del colore, però insomma, grosso modo ci possiamo stare, ecco, variazioni esagerate non ci sono mai, per cui possiamo prendere come il colore come punto di riferimento. Bene, dopo il cyan mettiamoci un po' di questo blu di Prussia, ne basta poco, insomma, ne mettiamo un pochino che fa sempre comodo. Ok, blu di Prussia, tappo. Naturalmente una cosa importantissima è avere a disposizione un poco di acqua. Io uso acqua senza nessun tipo di ritardante, accelerante o cose varie, per cui acqua. Ci sono naturalmente possibilità diverse nell'uso dell'acrilico, come nell'olio e in altre discipline, per cui ognuno poi troverà il proprio aggiustamento. Non è detto che quello che vi dico è assolutamente invalicabile, però è un modo per partire, per sapere più o meno come orientarsi, avere un punto di partenza. Poi tanti aggiustamenti si fanno strada facendo. Questo è un bianco di titanio. Ecco, c'è anche il tappo. Ok, quindi, come detto, poi a un certo punto del vostro percorso artistico comincerete a fare un certo aggiustamento, comprendere quello che vi piace, quello che non vi piace, cosa è giusto fare, cosa no, è meglio evitare. Quindi, allora, bianco, un po' di celeste, ancora un po' di bianco e andiamo a fare il nostro dipinto. Partiamo dalla parte bassa, ma naturalmente ognuno può decidere da che parte iniziare. Ora, se voleste fare una riga dritta senza stare a riprenderlo 1000 volte col colore, vi faccio vedere dopo, nel momento in cui definisco meglio appunto la linea di orizzonte, come poter fare. Ma insomma, è una cosa semplice, non è che invento nulla. Ora,
Adesso facciamo questo cielo, come detto, in acrilico. Decidiamo il tipo di atmosfera che vogliamo dare al quadro. Se l'atmosfera, come detto, forse non l'ho detto, forse l'ho detto nella fase precedente, questo è un disegno di fantasia, per cui parte da una cosa reale, però, diciamo così, elaborata poi mentalmente, quindi è abbastanza così, senza riferimenti precisi. E ciò ci permette anche una certa libertà interpretativa. Ora, quello che spesso si sente in giro è commentare che ha pochi riferimenti con la realtà, che casomai le proporzioni non sono giuste, che l'ambientazione non è realistica, eccetera, eccetera. Totalmente d'accordo, non ci sono assolutamente preclusioni a questo tipo di interpretazione, ma il motivo è abbastanza semplice. Dal momento in cui fu inventata la fotografia, alcuni elementi, diciamo così, grafico-interpretativi sono cambiati. Sono cambiati perché la fotografia, nella sua immediatezza, nella sua precisione grafica, come si può dire, non so, la sua precisione formale, ha scombinato le cose. Oh, c'è poi da fare, ragazzi, voi potete essere bravissimi, potete anche fare delle cose eccezionali. Probabilmente se fate un ritratto, la fotografia sarà ancora migliore del vostro dipinto. Nel vostro dipinto, se siete proprio bravi, se siete di quelli che riescono a essere iperrealisti in maniera esasperata, potete metterci qualche cosa che la fotografia forse non riuscirà a fare, però comunque state inseguendo la fotografia, cosa che è lontanissima da ciò che era l'idea della pittura. E cos'è la pittura? Dipingere. Dipingere è qualche cosa che va oltre il visibile, no? Se no, la fotografia al sopravvento c'è poco da fare, ragazzi, per mille motivi, non fosse che per la rapidità di interpretazione e di riproduzione della stessa, quindi la fotografia è superiore, non c'è niente da fare. La fotografia, se vuoi, è un'immagine immediata di qualsiasi cosa, che sia un cesto di frutta, un ritratto, un'immagine di un incidente stradale o quello che volete voi, immaginate quello che più vi piace. La fotografia, per quanto possa essere un'opinione, possa essere manipolata come con Photoshop o qualsiasi altro programma di elaborazione grafica, però comunque, ragazzi, è un'istantanea, un'istantanea. Per quanto vi potete incavolare sul fatto che porca la miseria, sono più bravi di voi, di me, eh? Parlo di voi in senso così lato, come si dice, no? Terza persona, vabbè, insomma. E quindi c'è poco da fare, ragazzi. Come già non lo dico io, lo disse Turner, lo disse Male, che mi è andata bene, che sono nato in un periodo in cui la fotografia non c'era e se volevi un bel ritratto dovevi venire da me. Ma mi è andata bene per poco, perché poi è arrivata la fotografia e mi hanno messo nel dimenticatoio. Ecco, ho sfumato un pochino in modo da non avere questa nuvolosità troppo accentuata. Ok, ora poi casomai dopo vi faccio vedere, anzi già che ci sono ve lo faccio vedere subito, come si fa a fare un orizzonte dritto? Una cosa più semplice del mondo, naturalmente lo sapete, avete fatto un miliardo di volte, non come faccio io che ho messo il dito subito nel colore. Allora mettete la vostra riga, il vostro righello, il vostro aggeggio qualsiasi e prendete il colore e lo riportate. Naturalmente se lo diluite parecchio c'è il rischio che passi attraverso la, ecco, qui non è successo, vabbè, e quindi che passi attraverso la qualche piccola imperfezione o della squadra, della riga, quello che è, o del fondo, se no riuscite a fare il vostro
dipinto. Ok, ha detto questo, facciamo una cosa, facciamo anche un po' di orizzonte, così intanto delimitiamo subito gli spazi. Una cosa importante appunto è dare la sensazione che ci sia questa profondità di campo, no? E questa cosa come si ottiene? Con i chiari e con gli scuri. In questo caso, vedete, si schiarisce un po' il cielo e quindi con un po' di bianco, con un leggero rosato, senza esagerare, appena appena, o comunque in questo caso soltanto con un po' di bianco, schiariamo il fondo e di conseguenza viene questa profondità di campo un pochino più piacevole, un po' più gradevole, non solo per dare profondità di campo appunto, ma anche perché alleggerisce un po' il dipinto, se no tendeva ad essere un po' troppo scuro. E quindi sfruttando questa particolarità che è appunto il chiaro e lo scuro, che sono le basi, le fondamenta su cui si basa appunto il dipingere, no? La contrapposizione tra il chiaro e l'oscuro, che non deve essere forzatamente l'ombra e la luce, possono essere anche cose diverse. Si tende a pensare a luce e buio, invece potrebbero essere anche altre particolarità. In questo caso, come vedete, c'è la luce del cielo e il blu profondo del mare, quindi non c'è ombra, insomma, ecco. Però sono queste piccole cose che rendono il quadro più accessibile, più gradevole, acquista una sua plasticità, insomma, ecco, come dire, cercare sempre le condizioni giuste per poter sfruttare questa particolarità appunto del chiaro e l'oscuro. È quasi una regola base, fondamentale. A una parte chiara deve corrispondere una parte scura. Ora, come al solito, queste sono regole generali, però ecco, da tenere in considerazione per pensare a quadri un poco più evoluti, ecco, pensare un po' a qualche cosa di un passettino in più, ecco. Allora, adesso facciamo il primo piano. Come vedete, sto ancora usando dell'acrilico, per cui siamo ancora in una fase abbastanza normale, classica, diciamo, dipinta acrilico, e stiamo facendo un dipinto in acrilico. Quindi adesso prendiamo pennello, prendiamo un pochino più piccolo, se no abbiamo difficoltà a... Ora, andiamo con inizialmente a rifare, a dare un po' di corpo a questa nostra... Vedete, lo sto facendo questo tendone perché, allora vi spiego il perché di alcune cose. Naturalmente ci arriverete da soli, ma insomma, come si dice, ripetere non è mai tempo perso, più o meno. Vabbè, dicevo, perché essendo, vedete, uno spazio molto ampio rispetto alla figura, che poi tutto sommato, se vogliamo andare a vedere, la figura è molto minima rispetto a tutto il resto, e
anche il cielo diventa una parte molto preponderante e se vogliamo essere anche sinceri, insomma, non è che sia molto interessante, no? Un cielo molto ampio, lungo, anche il formato è un formato insolito. Dovete sapere che in arte, in pittura, nelle composizioni varie, ci sono i formati per ogni genere di rappresentazione. C'è il formato ritratto, c'è il formato paesaggio, c'è il formato natura morta, c'è il formato, che vi posso dire, interni, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui ogni formato ha la sua particolarità e misura. Tant'è vero, una volta non si diceva un 50x70, o faccio per dire una misura X, ma si diceva il formato per paesaggio, il formato per ritratto. Poi naturalmente è cambiato il mondo e quindi adesso si fanno le misure, si danno le misure, si danno i numeri. A proposito di questo, mamma mia, quante storie ci sarebbero da raccontare su queste stupidaggini. Vabbè, comunque. Bianco rosso, bianco rosso, a un certo punto intrecciavi i colori e ti veniva fuori, oh, ho sbagliato, non torna più, quindi cancella tutto, rivai sopra. So. E adesso, allora, mi sono preso questa libertà di disegnare col colore, anche darci una traccia per ricordo, promemoria, per non andare a fare piccole cose strane e sbagliate. Ok, beh, detto questo, allora, ora qui, siccome ci sono andato sopra col blu, non è cosa semplice coprire, allora facciamo una cosa, ridiamogli un po' di colore che mi possa uniformare il tutto e poi piano piano riprendere il colore. Ecco fatto. Ora, poi lasciamo asciugare, eccetera, eccetera. Ora qui cosa ci sta bene? O ci sta bene il bianco, o se no un blu più scuro. È un classico colore, diciamo così, estivo, blu e rosso, o bianco e rosso. Ora lasciamo stare. Ok, quindi come dicevo, io farei alla vecchia maniera. Quindi ci metterei un po' di blu che ce l'ho già, e però ci metterei anche, per farlo un po' più, molto più, ecco, deciso come colore, ci metterei anche una puntina di nero. Siamo sempre, vi ricordo, a lavorare con colori acrilici. Ecco, l'ho sbattuto un po', non perché sia un violento, ma per far scendere il colore, eh. Quindi blu e nero, quindi come vedete verrà un colore veramente scuro, ecco, che avrà però dei riflessi che non sono né neri e né blu, sono molto interessanti. Ora passiamo a quest'altra fase. Come avevo detto all'inizio, faremo
questo pezzo, questa parte qui, con colori a olio. Come vedete, ho già messo sulla tavolozza un bianco, un giallo, un ocra e un po' di nero. In quest'altro recipiente ho messo un pochino di olio di lino e la trementina non l'ho ancora messa, se mi serve ne metto giusto una puntina, non dobbiamo fare una grande cosa. Voi vi chiederete perché questa cosa non fai tutto in acrilico, perché se no sarebbe troppo facile. Quindi, essendo un tutorial, dobbiamo fare qualche cosa che va oltre il pure e semplice dipinto, che a noi del dipinto pure e semplice interessa in maniera molto marginale. Per cui non è che questo è il massimo che possiamo fare. Però ecco, dobbiamo imparare a fare qualcosa. Ecco, impariamo, dai. Poi, è utile? Non è utile? È utile solo un pochino? Ecco, se è utile solo un pochino è già un buon successo. Se non è utile per niente, come diceva il mio amico, peggio per voi. Ok. Allora, come detto, ora qui andiamo a fare a olio. Ora vedo che il problema più grosso non è tanto dipingere a olio quanto appunto far vedere quello che stiamo facendo e quanto i riflessi sono abbastanza maledetti. L'olio è sempre stato questo problema, ha sempre avuto questo problema. Allora, mettiamo un pochino di ocra qua sopra in modo da dare un piccolo riflesso, Ecco fatto. Questo è un dipinto molto molto semplice. Naturalmente, siccome avete un acrilico qui e questo è olio, questo asciuga in un attimo. Ci è andato un pelo qui sopra. Ecco, questo asciuga in un attimo, cioè questo no, quindi ecco, cercate di non sbagliare, se no poi vi trovate insomma in qualche piccolo problema. Detto questo, andiamo a prendere qualche pennello extra. Ok, pennello, non so che razza di pennello è, comunque va bene. Andiamo a fare il nostro incarnato. Intanto andiamo a fare la parte generale e poi andiamo a rifinire il tutto. Manca lo strato, eccolo qui. Questa, diciamo così, tecnica di utilizzare acrilico e olio nello stesso dipinto non è una cosa di mia invenzione, naturalmente io non invento niente, raramente invento qualcosa, non ne ho le capacità di inventare grandi cose, per cui mi rifaccio a esperienze altrui, studi, immaginazione, eccetera eccetera. Vabbè, quello che dicevo è una cosa abbastanza normale, anche perché l'olio, proprio perché essendo luminoso, dà una caratteristica particolare al dipinto. A volte un dipinto sciarbo, banale, con l'olio, con la sua morbidezza, con la sua luminosità, come posso dire, gli dà una particolare flessibilità e quindi viene apprezzato in maniera particolare. Quindi lo si usa in maniera, ecco fatto. Ora mi ricordo una cosa, se vi va di ascoltare, se no andate avanti che non cambia la vita di nessuno. Tantissimi anni fa, ma veramente tanti, ora si parla di, vediamo se riesco a ricordare, facciamo un po' un discorso così mentalmente, 30 anni fa, sì, forse anche qualcosina di più, e un giorno io avevo la barca a Marcena Marina, questa me la ricordo bene, a Marcena Marina, e
mio padre aveva avuto qualche problema di salute e quindi doveva, insomma, gli avevano consigliato l'area di mare. Io, essendo marinaio più o meno valido, avevo la barca a Marciana Marina ai tempi, 35 anni fa e passa. Marciana Marina non è come adesso, il porto era libero, c'era soltanto una banchina, quella che guardava, diciamo, Piombino, che guardava terraferma, e come detto era un ormeggio libero. Chiunque arrivava buttava la sua brava ancora, si ormeggiava alla meno peggio e lì poteva stare tutto il tempo che voleva. Come tutti gli ormeggi, come tutte le marine, come tutti i porti, diciamo, non custoditi, vige un'unica, vigeva almeno, adesso non so se è cambiato qualcosa, perché qui ogni tanto cambia qualcosa senza che se ne abbia notizia. Comunque dicevo, l'unico problema era che praticamente non puoi abbandonare la tua imbarcazione, che significa che tu puoi stare tutto il tempo che vuoi, basta che tu sia a bordo, non la puoi lasciare, se non per brevi periodi, brevi, veramente brevi, poche ore, per andare a fare la spesa, per andare a fare il bagno, che so, da qualche parte, per andare a fare una visita agli amici, cioè, vabbè, comunque sia. Quindi ecco, quello era l'unico momento in cui si poteva lasciare la barca, se no dovevi stare a bordo. Oggi invece ci sono i marina, puoi lasciare la barca tutto il tempo che vuoi, basta che paghi, diciamo, la retta per l'ormeggio e tutte queste belle storie. Cosa che io da una parte, insomma, dico va bene, da quell'altra dico che è un'assurdità, una barca non dovrebbe essere fatta per rimanere continuamente dentro un porto. Non c'erano problemi, un bellissimo ormeggio, tranquillo, siccome ci andai in tempi, diciamo, non di affollamento, e mi presi uno dei posti, tra virgolette, migliori, uno di quelli più interni dove c'erano meno problemi di risacca, insomma, di eventuali burrasche esterne, tutte le cose, insomma, che chiunque va per mare conosce. Cos'è successo? Che insomma, dopo un po' venne mio padre, abbiamo passato qualche giorno, io poi, siccome dovevo lavorare, cosa feci? Lasciai la barca lì e ci lasciai mio padre sopra. E lui, insomma, siccome è un personaggio molto divertente, fa subito amicizia, riesce subito a entrare in sintonia con la gente, ha una cultura strepitosa, per cui insomma è uno di quei personaggi che è interessante conoscere, ora, non perché mio padre, ma insomma, è un personaggio amabile, casomai come tutti ha i suoi problemi, nel senso che casomai se starci insieme 20 ore il giorno diventa pesante, ma insomma questo capita un po' a tutti. Vabbè, detto questa bella storia, che è successo? A un certo punto mio padre mi chiama, dice Luciano, perché non vieni un po' qui, che insomma ci sono dei problemi sulla barca, avrei bisogno di alcune cose, vabbè, vado su a Marciana Marina. Nel frattempo erano successe un sacco di cose che non vi sto a raccontare ora. Poi, e vabbè, e detto questo, vado a Marciana Marina. Non so se si riesce a vedere, adesso faccio una cosa, mi sa che non si vede un tubo, c'è troppi riflessi. Vediamo questo, sì, avanti, avanti. Però le luci sono un po' bastianiane. Spero di aver migliorato un po' la visione, almeno per voi, spero di sì, perché io non vedo più niente. Vabbè, adesso faccio racconto storie così, giusto per passare il tempo, perché con l'acrilica, avete visto, 5 minuti si fa tutto, con l'olio bisogna essere un pochino più morigerati, un po' più attenti, un po' più. Ecco fatto. Però l'olio è bello anche per questo, perché si riesce ad avere, ecco, i tempi umani, cosa che invece
Non capita con l'acrilico, è una cosa non dico da chi ha fretta, perché sarei il primo a dire che non è vero, però ecco, mi permette cose che l'olio non concede. Io vado a marciapiede, perché andare a marciare non è facile, non è come andare a Portoferraio, è difficile, perché non c'è, no, almeno non c'è la nave diretta come ci può essere a Portoferraio, a Rio Marina oppure al Cavo, cioè, dipende il Puma. Io parlo di una vita fa, e quindi può darsi che sia cambiato tutto, perché onestamente è un pezzo che non vado più a Marcella Marina con la barca. Ci sono ristato ultimamente, 2 o 3 anni fa, ultimamente in modo e quindi così, vado vabbè, a e Marciana Marina stavo e dicendo, anzi, mio padre dicendo. candidamente mi dice: ah, meno male che sei arrivato perché mi stavo annoiando, facciamo qualcosa, portami da qualche parte. E io rimango un po' stupito, dico: ah, come fai a venire qui di corsa pensando ci siano dei problemi? No, mi stavo annoiando, andiamo da qualche parte, andiamo da qualche parte. Vabbè, ormai ci sera, mi ero, diciamo così, allontanato dai problemi di lavoro e quindi ormai ero in ballo, insomma, ed ero lì. Allora dico: ma facciamo una cosa, andiamo in Corsica, non ci siamo mai andati, andiamo in Corsica. Io ti parlo di tantissimi anni fa, per cui sì, andiamo in Corsica, andiamo in Corsica. E fu una cosa così, all'improvviso, senza preparazione. Carichiamo un po' di provviste che era facile reperire, quindi un po' di acqua e un po' di roba, un po' di frutta, insomma, roba da poco, tanto andiamo in Corsica. Il posto è grande, quindi troveremo sicuramente quello che ci serve. Andiamo a Bastia, quindi insomma, un posto non è certo una cittadina piccina, e quindi insomma, vabbè, e passiamo la notte, la mattina decidiamo di partire. E candidamente devo ammettere che insomma non feci grandi preparazioni, perché è una cosa semplice, stupida se volete, in quanto ero convinto che la Corsica fosse davanti a noi, tranquillamente stesa sul mar Mediterraneo, sul Tirreno, e quindi senza problemi l'avremmo trovata proprio di fronte a noi. In effetti è proprio lì davanti, diciamo dietro, se così vogliamo dire, insomma, Capraia, no? Marcella Marina ha sulla strada l'isola di Capraia, e dietro c'è appunto la Corsica. E quindi noi tranquilli partiamo, naturalmente siamo di estate, non c'è un filo di vento, e a motore piano piano po, 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 ci avviamo verso il posto in cui doveva esserci la Corsica. In effetti quella era la rotta giusta, quindi insomma, e andiamo tranquilli giù. Che succede? Che siamo partiti, come detto, la mattina, però c'è una grandissima foschia, non si riesce a vedere assolutamente niente. Davanti a noi è come se ci avessimo uno schermo grigio senza poter vedere praticamente quasi niente. Non era nebbia, era proprio una foschia classica dell'estate. Vabbè, noi non ci preoccupiamo, andiamo tranquilli, abbiamo tutta la giornata, quindi la Corsica non è che sia poi chissà a che distanza impossibile. Quindi piano piano ci avviciniamo alla Corsica. Detto, vento non ce n'era, e quindi diamo il vento in sentina, quindi il classico motore, diamo motore. Motore avevo a bordo, era un motore molto, molto piccolo, era un 15 cavalli, un vecchio Arona, chiamato anche la Rogna, perché era più le volte che era rotto di quelle volte che funzionava. Un 15 cavalli su una barca a vela di 9 metri e mezzo quasi. Molto pesante, perché era una barca degli anni 60, per cui abbastanza pesantuccia, lunga e stretta, e quindi però era una barca molto marina, chiglia lunga, adesso non sto a fare la storia della barca, e quindi era una barca molto, molto divertente, molto anche abbastanza veloce a vela, insomma. Comunque, vabbè, a parte questo, noi però a motore, po, 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 piano piano, piano piano, perché facevamo se no 2-3 miglia all'ora, ecco, insomma, non è che andavamo chissà a che velocità, quindi era veramente una velocità modesta. E sembra di andare velocissimi, però la distanza percorsa era veramente poca.
Il tempo passa, nel frattempo peschiamo, buttiamo le lenze, prendiamo anche qualche bel pesciotto, qualche tombarello. Sapete, il tombarello è un pesce azzurro, un pesce che assomiglia, diciamo così, a un tonno, un tonnetto piccolo, roba di 1 chilo, 1,5 chili, insomma, no, non proprio una cosina piccola, però ti dà una grandissima sensazione quando si prende perché, insomma, tira in maniera forsennata, quindi insomma. E però capita anche una cosa mentre ti distrai, no? Per cui vai un po' di qui, un po' di là, lasci il timone, chi dovrebbe seguire la rotta, casomai in quel momento sta seguendo più le tue avventure col pesce, insomma, c'è un po' di distrazione, tutto calmo, non ci sono pericoli, tutto bello, sereno. Però si perde di vista un attimo la bussola, quindi poi si riprende casomai la rotta, però no, non è così che funziona. Però eravamo un po' distratti tutti e due, sia mio padre sia io. Fa caldo, beviamo e piano piano anche le scorte di acqua si cominciano ad assottigliare. Mangiamo qualcosa, un po' di frutta e comunque non ci poniamo problemi. Insomma, intanto la mattina passa veloce e cominciamo ad andare nel pomeriggio. Quindi dopo 3, 4, 5, 6 ore di navigazione cominciamo a dire: ma dove cavolo è questa Corsica? Dovrebbe essere qui, la dovremmo vedere, dovrebbe essere vicina. Com'è che ormai insomma, sono tante ore che siamo in mare, anche se andiamo piano e qui e là, insomma, e ci cominciamo a fare delle domande. Ma la rotta l'hai seguita bene? Ma andiamo per. Non è che sei andato un po' di qui, un po' di là, no? Insomma, e quindi insomma, ci cominciamo a preoccupare un attimino, perché insomma, è vero che è difficile, quasi impossibile mancare la Corsica, non è un isolotto perso nel mare, insomma, è un'isola di un certo rilievo, però insomma, quando non vedi più niente intorno a te, non si vedeva più nemmeno l'isola d'Elba, eravamo quasi persi in un mondo estraneo, no? Quindi non vedi più niente, sei intorno a te niente. E in un attimo ti viene anche un po' di timore, dici, wow, non è che ho sbagliato, invece di andare per una rotta sono da un'altra, perché volendo sbagliare si sbaglia, si tira dritti, che ne so, io, si arriva a Genova, insomma, perché quella è l'alternativa, mancare la Corsica significa andarsene su verso Genova, insomma. Però insomma non mi sembrava di aver fatto uno sbaglio così madornale, quindi niente, ma no, no. La rotta è giusta, sono sicuro, quasi sicuro. E piano piano, ci avviciniamo a questo benedetto porto che doveva essere appunto Bastia. Bastia, fra l'altro, è un porticciolo che è proprio alle pendici di un monte abbastanza alto, quindi da lontano si vede queste montagne dietro Bastia, però non si vedeva assolutamente niente. A un certo punto l'acqua finisce, perché le nostre scorte di acqua erano limitate, c'era l'acqua diciamo per lavare, quella dei serbatoi, che non è proprio il massimo da bere, perché insomma è sempre un'acqua non pulita, anche se viene messa pulita, però insomma, i serbatoi sono sempre pieni di erbe, insomma, di fanghiglia, anche perché sono difficili da pulire, onestamente sono chiusi, eccetera. Vabbè, comunque infatti è acqua per pulire. Per pulire i piatti, per queste cose qui, insomma, per darsi una sciacquata, niente di più. Vabbè, comunque sia, cominciamo già a pensare a come fare a distillare l'acqua, no? Perché da mangiare c'è, insomma, non era un problema il mangiare quanto appunto il bere. Siamo d'estate, un caldo pazzesco, c'era 110 gradi all'ombra, per cui era una cosa pazzesca. E piano piano passa quasi il pomeriggio, quindi Madonna, sono passate un sacco di ore e qui ancora non si vede niente. E ci cominciamo veramente a preoccupare, perché la cosa, insomma, si cominciava a mettere un po' così, proprio triste. Ci guardiamo un po', insomma, scherziamo, facciamo le cose, ripeschiamo ancora, ci diamo un po' di. Cerchiamo di stringere un po' i denti, nel senso beviamo proprio le ultime gocce che erano rimaste, andiamo a cercare qualche cosa, già cominciamo a dire, ma facciamo una cosa, prendiamo l'acqua, la bolliamo, così intanto l'acqua se non altro è, insomma, già ci facciamo un'idea di come poter sopravvivere per i prossimi mesi. E vabbè, insomma, detto questa cosa, comincia a farsi sera e le ore passate in mare erano veramente tante, il motorecchio, che era di una lentezza quasi esasperante, ma quello era.
e quindi andavamo veramente piano piano. Intorno a noi non si vedeva, non solo non si vedeva niente, ma non si vedevano navi, non si vedevano barche, non si vedevano gavitelli, niente, proprio persi. Sembrava di essere Colombo nel Mar dei Sargassi, vi potete immaginare, no? Quando questi marinai, dopo giorni e giorni di navigazione con questi, non avevano più niente da fare, da vedere, e cominciavano a preoccuparsi che andavano verso l'ignoto. Ecco, probabilmente era la stessa sensazione che in quel momento abbiamo avuto noi. Loro a un certo punto dissero terra, terra, e si salvarono, sapete poi come è andata a finire. Ora buttano giù anche le statue, no? Insomma, sono dei ragazzacci impertinenti. Vabbè, e noi abbiamo avuto la stessa, penso, la stessa sensazione che hanno avuto i nostri marinai qualche anno fa. E quindi comincia a farsi sera, non proprio notte, naturalmente sera, però una sera, noi siamo ancora in mezzo al mare. Come cavolo facciamo? Oh, qui la cosa si mette male, ma dove siamo andati a sbattere? Sicché, insomma, io mi preoccupavo perché era uno sbaglio troppo madornale che avevo fatto. Ero partito alla carlona, avevo poca esperienza, per cui non mi ero fatto veramente bene conto, ero partito un po' così spavaldamente, ma tanto è lì, cosa vuoi? Come fai a sbagliare, no? E invece può essere. E si comincia a farsi sera. A un certo punto dicevo, qui si mette male. La radio non prendeva, c'era una radio fetente, insomma, non avevo grandi mezzi. E fino a che a un certo punto, finalmente, guardando di fronte a noi, si incomincia a intravedere delle luci, delle lucine piccine, proprio. Però non si vedeva ancora la costa, non si vedeva niente, non si vedeva nessun profilo, nemmeno un faro, nulla, perché di solito se vedi un faro sei salvo, perché vedi il faro, triangoli col faro, ogni faro ha la sua portata definita, ha dei lampeggi definiti, per cui sai quel faro dov'è, come si chiama, a che altezza si trova, eccetera. Quindi ecco, è un punto di riferimento certo ed è unico in tutto il mondo, per cui non ti puoi sbagliare, ecco. Almeno quello ce l'avevo perché c'avevo anche le carte, però non le avevo usate, non avevo fatto carteggio, niente, avevo fatto una cosa veramente così alla porcacciona. Insomma, finalmente cominciamo a vedere lì queste lucine in lontananza e quindi dicevo, le luci, dai, come a un certo punto veramente abbiamo visto questa luce in fondo al tunnel, quella che vorrebbero vedere in tante situazioni, e finalmente la vediamo. E poi piano piano facciamo qualche altro miglio, qualche altro sì, forse un miglio, due. Improvvisamente ci troviamo quasi dentro un porto. Come si svanisce questa nebbia, questa foschia? Praticamente siamo dentro il porto. Siamo proprio davanti alla scogliera di Bastia e eravamo proprio lì, precisi, nemmeno se ci avessero portati su un binario. E quindi a un certo punto si scioglie questa tensione che ci aveva accompagnato per un sacco di tempo e finalmente dice, ah, siamo arrivati, incredibile, siamo arrivati al porto. Sicché niente, il tempo di legare i parabordi, di organizzare un po' le cose, a quel punto lì, insomma, siamo stati veramente come dei naufraghi che vedono finalmente terra e entriamo tranquillamente nel porto. Il porto di Bastia ai tempi non è come quello di adesso. Che adesso c'è anche il porto, il marina, era proprio, c'era soltanto quello, non c'era il marina ai tempi, era un porto, forse il marina era in costruzione, non lo so bene. Comunque il porto di Bastia era il porto vecchio, il porto antico, ed era un bel porticciolo, è un bel porticciolo. Ora poi adesso sono veramente tanti anni che non ci vado, quindi può darsi che sia cambiato tutto, quindi i miei sono ricordi di un'epoca fa, diciamo così. Però il porto era bellissimo, non soltanto il porto in sé, ma anche tutto l'ambiente, c'era uno sbarcadero, insomma era veramente bellino. Addirittura sotto il porto di Bastia Vecchia, ci passava una parte della superstrada che si vedeva praticamente dall'alto, si vedeva questa specie di blocchi di cemento e sotto ci passavano addirittura le macchine che portava poi fuori Bastia. Quindi insomma arriviamo nel porto, il porto era un porto libero, ai tempi erano, i porti liberi c'erano ancora, ora non so com'è la situazione, sempre, parlo sempre di una cosa ormai veramente
di tanti anni fa. Arriviamo, buttiamo la nostra ancora, ci ormeggiamo tranquillamente, tiriamo fuori dal pozzetto, dalla ghiacciaia, dalla ghiacciaia si fa per dire, sono ghiacciaia ma senza ghiaccio, dalla ghiacciaia i nostri tombarelli, quindi insomma ci dedichiamo alla cena. La mattina dopo, quindi siamo tranquilli, la sera si va un po' in giro, eccetera, eccetera. Vabbè, la mattina dopo siamo sempre lì e non è che si vuole andare via subito, anzi, il porto di Bastia va visto, non soltanto il porto, ma anche la città. È una città, proprio una città, e c'è già il sapore della Francia. Senti parlare che la lingua è un misto tra il genovese, il sardo, il toscano, il francese, sono una lingua un po'. Se ascolti bene. Soprattutto quando parlano fra sé, sembra proprio che parlino quasi in toscano, ecco, li capisci veramente bene. Poi invece come si sentono osservati, parlano subito francese, quindi in qualche maniera ti escludono, insomma, quello che è. Va bene, comunque la mattina dopo c'è la cosa divertente, il clou di tutta la storia. Che succede? Fatta colazione, eccetera, mio padre, che ho detto è un pittore. Pittore, insomma, anche bravo, ai tempi lui era un paesaggista, era un macchiaiolo, per cui. E poi la sua particolarità era la velocità, era velocissimo a fare dipinti, lui poteva farti un quadro di 100 metri quadrati in un'ora, ma senza esagerare, ha fatto delle cose incredibili in un tempo proprio incredibilmente breve. E vabbè, comunque, era un po' la sua caratteristica principale, oltre ad essere veramente bravo, nel suo campo di paesaggista e marine era, insomma, non dico insuperabile, perché ognuno poi è superabile da un altro, però aveva la sua brava mano. E lui al solito non poteva stare senza dipingere, non sapeva disegnare tanto, quindi insomma, come disegnatore non è mai stato un granché, però come pittore sì. Quindi prende le sue attrezzature, la sua cassettina, la sua cassettona di colori, un bel cassettone grosso, un valigione, il suo cavalletto, si mette sul porto, il porto era fatto ad archi, la banchina dietro c'erano gli archi, poi sopra c'era il camminamento, ed era molto simpatico, ed era pieno di turisti, sia francesi, tedeschi, inglesi, insomma c'era una bella varietà di persone. Al solito, cosa fa? Un pittore, il pittore si mette lì, tira fuori il cavalletto, organizza i colori e si mette a dipingere. Avete visto, no? Come capita, quando c'è uno che fa qualche cosa, fa subito capannello, la gente si avvicina, guarda, poi mio padre era un po', conosceva bene il francese, quindi si arrangiava a parlare con qualcuno, faceva un po' il gigione, insomma, gli è sempre piaciuto fare un po' il praticone, insomma, il simpaticone, e quindi, insomma, ragazzi. E naturalmente è successo quello che doveva succedere. La gente ha fatto capannello, si è messa incuriosita a guardare mio padre che lavorava, e quindi qualcuno ha chiesto: ma me lo vende? Figuratevi se diceva di no, e quindi a un certo punto praticamente è diventato quasi un lavoro a catena, perché non faceva tempo a farne uno che lo vendeva, erano tutti quadretti abbastanza piccoli, 30-40, 20-30, cioè, roba diciamo maneggevole, per cui era tutto un fare quadri e venderli. Con tranquillità e simpatia, perché poi ci faceva la dedica, ci faceva qualche cosina dietro, se c'era un ragazzino gli regalava anche una cosina particolare, eccetera. Sì, questo è un ricordo così che mi fa piacere condividere. Spero che si veda qualcosa, perché fino adesso ho chiacchierato senza controllare effettivamente quello che si stava producendo. Tra l'acrilico e l'olio dà un effetto tridimensionale impressionante. E quindi è una cosa che è da tenere in considerazione, perché dà proprio uno stacco incredibile. Di contrastare appunto la parte superiore. Ora gli do un'altra mano di questo rosso chiaro e vediamo un po' quello che viene.
Eccoci qui. Vediamo se riesco a fare il... Questo è il verde, sì, sembra di sì. Questo lo mettiamo qua, ci dà fastidio. Naturalmente ci metterò sicuramente la mano sopra. Ok. Andiamo a fare un po' di ombra. E ora a questo punto possiamo prendiamo un colore qualsiasi. Prendete un po' del colore che avete, scuro, che sia contrastante, poi, e un cartoncino qualsiasi, e lo andate a colorare sul lato, sul bordo, ok? Così. A questo punto prendete il vostro cartoncino, lo appoggiate dove volete e andate a fare un timbro. Semplice. Ok, a posto. Naturalmente l'olio dà questa sensazione di lucentezza, di riflesso che non sempre è, insomma, piacevole, però messo nella posizione giusta dà proprio una dimensione tridimensionale veramente interessante. Quindi vi do, ecco, il consiglio di provare, poi se vi interessa bene, se no avete un'altra freccia al vostro arco. Bene, cos'altro dirvi? Divertitevi, fate mille esperienze positive e alla prossima. Ciao ciao!